sia passerelle di centrodestra, ma soprattutto quelle che stanno avvenendo del centrosinistra, sono inopportune e trovano un personale sanitario, ma soprattutto i pazienti schifati di quello che sta succedendo soltanto all'Aquila, in questa realtà aquilana e nell'ASL aquilana, in particolar modo nel San Salvatore dell'Aquila, dove da qualche tempo ci sono scorribande di personaggi politici che entrano di soppiatto all'interno dei reparti, costringendo a tutelare la propria privacy in maniera estemporanea a pazienti che meriterebbero invece tranquillità, serenità nella loro permanenza all'interno dell'ospedale. Per chi ha una formazione medica professionale come la mia, l'ospedale è un luogo sacro, non si toccano i reparti, la politica sta fuori, ne discute fuori, probabilmente condizionerà parecchio, positivamente o negativamente, l'operato dell'ASL, ma lo faccia da fuori, non all'interno dei reparti. Ma la vostra non è stata, diciamo, la stessa cosa, no? La Commissione Garanzia non ha fatto la stessa cosa, voi non siete entrati allo stesso modo, siete stati più discreti? Assolutamente c'è stata una diversa discrezione. Io purtroppo non ero all'Aquila il giorno della quinta commissione. Se ci fossi stato avrei insistito perché non si fosse andato in alcuni reparti, in reparti delicati, fragili per definizione, come quello di psichiatria, dove non si può entrare di soppiatto con pochi minuti di preavviso. C'è una riunione che poteva essere fatta nell'aula conferenze dell'ASL, la si è fatta, doveva terminare lì il tipo di visita istituzionale che doveva fare la quinta commissione. Tra l'altro è stata sollecitata anche da dei consiglieri di centrosinistra in quella situazione, in quella circostanza. Per quanto mi riguarda, certamente non considero quelle di centrodestra positive visite nei reparti e quelle di centrosinistra negative. I reparti non si toccano, si fanno degli incontri nei luoghi deputati a prendere delle decisioni politiche e amministrative, poi c'è la parte clinica assistenziale che deve essere tenuta lontano, alla larga, dalla politica e soprattutto dai politici che utilizzano l'ospedale e le materie sanitarie come passerella. Come mai però avete edulcorato l'altra sortita, quella che ha fatto D'Alfonso, che casualmente si trovava in zona? Lui è stato diverso dalla triade, così come l'avete chiamato? Ma assolutamente, per quanto mi riguarda, no. Sì, l'hanno fatta, qualcun altro ha notato delle differenze in positivo nell'atteggiamento di Alfonso, quantomeno nello stile, soprattutto su come ha riferito dopo il risultato della sua visita, il risultato e l'esito della visita, come lo ha presentato. Ma per quanto mi riguarda, le proteste che sono venute alle mie orecchie, alla mia attenzione, sono ormai da settimane e comprendono anche la visita di Alfonso di ieri. Ecco, la parte politica che è quella più interessante, il sistema per cacciare tra virgolette il manager, no? Che gli stanno tutti addosso, rimane questo? Secondo lei sarà questo? Assolutamente questo, però non può essere giustificato soltanto da questo, ma va corroborato da critiche politiche. Ecco perché ci si inventa all'improvviso, dopo aver firmato atti aziendali, concordato con tutta una serie di scelte politiche e di management dell'ASL, oggi ci si ricorda di un nemico così infausto per la città dell'Aquila che si chiama Giancarlo Silveri, probabilmente in maniera troppo sospetta, visto che stiamo alla vigilia di proposte di modifica delle ASL regionali e locali e strumenti che il PD in particolar modo sta percorrendo in maniera famelica e nevrotica per sostituire i manager delle ASL. Allora, avete bocciato le passerelle, però avete edulcorato la visita di Luciano D'Alfonso. Che significa questo? Beh, oggi abbiamo portato all'attenzione, abbiamo esaminato le sbobbinature della Commissione, quindi come effettivamente si è svolta la Commissione, ed è assolutamente in linea con le parole che ha utilizzato ieri il presidente D'Alfonso nella sua visita all'ospedale. Quindi dobbiamo registrare il fatto che c'è una parte del PD che è in grado di fare una buona politica e che non va con gli occhi iniettati di sangue e la schiuma alla bocca ad azzannare chiunque si permetta di frapporsi fra loro e il potere. La subcommissione che è stata proposta da Giorgio Spacca, dal consigliere, peraltro voi avete mostrato la sbobbinatura delle sue affermazioni iniziali, insomma non belligeranti, mi sembra di capire. Dunque, noi siamo assolutamente trasparenti. Il taglio che ho dato alla Commissione dal primo momento in cui
mi sono insediato è sempre stato quello di parlare esclusivamente con le carte, documento ogni mia affermazione. È stato il PD che ha chiesto la subcommissione, è stato il PD che il giorno dopo ha disconosciuto tutto, quindi dicono tutto e il contrario di tutto. Ripeto, gli ha fatto brutto qualcuno a questo punto, li hanno strigliati i consiglieri presenti, peraltro non c'era né Masciocco e nell'altro rappresentante della sinistra. Beh, il consigliere Perilli sono spesso e volentieri in disaccordo con la maggioranza, quindi non sarebbe questa la notizia. Devo dire, c'è una parte del PD che è in grado di fare della buona politica, c'è una parte del PD che è legata al peggio della vecchia politica. Mi dica una cosa a proposito di passerelle e di sfilate per i reparti. Questa cosa della commissione avrà un seguito diretto anche in aula? Insomma, lei magari è giovane, non sa bene, ma di consigli comunali sulla sanità ce ne sono stati tantissimi. Sì, mi hanno riferito di lanci di bottigliette, di cose. Non so, questo sono stagionali, in genere capitano in diversi momenti così, anche politici, ma anche di stagioni, ecco, lo voglio sottolineare. Io sono francamente un po' preoccupato dalla deriva che ha preso questo genere di discussione. Spero che si torni a parlare di fatti e non più di poltrone e di persone. No, voglio sapere della commissione, che seguito ci sarà dalla sortita che avete fatto? È chiaro che abbiamo raccolto dei dati. Ci sono state date delle scadenze a breve su passi che dovrebbero essere fatti in avanti. Io personalmente riconvocherò la commissione e valuterò se quello che è stato detto in commissione, tutti i propositi che sono stati lanciati, sono stati poi rispettati oppure no.